Siamo con Roberto Cammarelle, siamo nella società pugilistica Rocky Marciano a Cinisello Balsamo. Questa è la società, la palestra dove tu hai iniziato a praticare pugilato. Sì, all'età di 11 anni per dimagrire sono venuto qui perché il maestro della società era amico di famiglia e mi ha detto prova a muoverti e vedrai che potresti dimagrire. Non è successo, ma mi sono appassionato a questo sport. Così hai iniziato a fare pugilato, piano piano hai iniziato a fare i primi incontri, poi la tua carriera la conosciamo tutti, fino ad arrivare al sogno olimpico. Quest'anno anche tutti abbiamo assistito alle Olimpiadi, alle tue performance e soprattutto abbiamo visto il tuo comportamento sportivo di fronte al risultato e questo è un comportamento encomiabile, che è un comportamento di sportività che deve essere un insegnamento per tutte le persone che praticano sport. E io come giornalista ti rendo grazie per questa cosa che hai fatto, tanto perché rappresentavi l'Italia, hai dimostrato che noi italiani sappiamo anche comportarci in un'occasione di una manifestazione così importante, però vorremmo sapere da te in quel momento che cosa hai provato. Ma sicuramente ho provato tanta rabbia, perché per detto era ingiusto. E come hai detto tu, il sogno olimpico è il motore poi della volontà umana dell'atleta, del pugile, di andare avanti, quindi è un obiettivo che muove il mondo atletico, e non riuscirlo a raggiungere non per demeriti propri è una cosa che dà fastidio. Però in quell'incontro abbiamo stato, perso l'incontro ma non la dignità, nonostante il verdetto sia stato ingiusto, era sempre un'Olimpiadi, e quindi ho rispettato il podio olimpico, sono andato a ritirare la mia medaglia d'argento che mi va stretta, però con grande orgoglio ho rappresentato l'Italia, spero degnamente, ma ne sono convinto anche perché ho avuto tanti attestati di stima. E comunque io voglio sottolineare il fatto che nonostante il mio sia stato un verdetto ingiusto, bisogna continuare, soprattutto per le nuove generazioni, a combattere per raggiungere il sogno, al di là di questi incidenti tra virgolette che succedono. Lo sport è una cosa fantastica, spesso è pulito e dona a noi atleti delle grandissime soddisfazioni se ci crediamo veramente. Io ci ho creduto fino alla fine e soltanto poche persone mi hanno tolto una soddisfazione in mano, ma mi rimane dentro tutto un percorso fatto che è straordinario. Tu hai iniziato piccolino il pugilato e dedicato a questo sport più di 20 anni della tua vita, e quindi cosa rappresenta per te il pugilato? Ma per me rappresenta la vita stessa, il mio modo di vivere, il modo di vivere di un pugile che è un po' differente, di atleta, che è un po' differente da una vita comune. Ci sono allenamenti, ci sono combattimenti, qualche rinuncia soprattutto a stare con la famiglia, ma danno grandi sensazioni. Per me il pugilato è una grandissima palestra di vita, perché ti insegna una cosa molto vera, che la vita è dura, la vita è difficile e spesso, come è dimostrato a Londra, è anche ingiusta. Però il ring è un po' la metafora della vita, se esatto, vogliamo. Ma vale la pena combattere per conquistare il meglio che uno può fare. E poi ha una grandissima preparazione atletica, uno degli sport più completi dove tu alleni tutto il tuo corpo e anche la mente, ma è un motivo anche di aggregazione. Pugilato è sempre uno sport individuale, a creare grandi e forti amicizie, a creare nelle proprie palestre delle situazioni di squadra che fortificano. Poi è bellissimo,
Ti ringraziamo per questa intervista e ti intervisteremo poi per Bull International sul prossimo numero. Grazie. Grazie, un saluto a tutti, ciao.